adornano il suolo sabbioso della loro patria da migliaia di anni e sono di gran lunga gli edifici più famosi della storia, le leggendarie piramidi degli antichi egizi. Insieme alle tombe monumentali, i misteri e le leggende ad esse associate, hanno resistito con successo alle ingiurie del tempo. Ora vi mostreremo quali 10 misteri, errori e teorie sulle piramidi pongono ancora enormi misteri ai ricercatori. Prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimani fino alla fine per sapere di uno dei più strani misteri delle piramidi che potrebbe non essere mai risolto. La piramide più alta. Se guardiamo le magnifiche piramidi di Giza nella loro interezza, sembra che la piramide centrale di Khafre sia di gran lunga la struttura più grande, che sovrasta tutte quelle circostanti di qualche metro. Ma in realtà le cose sono ben diverse. Con un'altezza originale di 146,59 metri, la piramide di Cheope è diventata la più alta rappresentante del suo genere. Ed è ancora oggi considerata la più grande piramide della storia. Oggi l'enorme tomba torreggia a 138,75 metri sopra il pavimento del deserto. La piramide di Khafre, che attualmente si erge a 136,4 metri dal suolo, nell'antichità raggiungeva un'altezza di 143,5 metri. Ma com'è allora che la piramide di Giza, che in realtà è la seconda più alta, sembra la più grande di queste antiche tombe in molte fotografie? Semplicemente perché si trova su un terreno leggermente più alto e ha un'inclinazione più ripida rispetto alle sue controparti. Anche se questa piramide è una delle più popolari e certamente una delle più grandi, la piramide di Khafre è considerata la più ben conservata. Infatti l'esterno dell'edificio è ancora adornato con alcuni resti del rivestimento di calcare bianco, una volta brillante, il che ci porta al prossimo punto. L'aspetto cambiato. Le possenti piramidi dell'antico Egitto sono conosciute soprattutto per la loro capacità di resistere alla prova del tempo, ma questo è vero solo in parte. È vero che la struttura di base degli imponenti edifici si è conservata fino ad oggi, ma hanno poco in comune con il loro aspetto originale. La piramide di Cheope era ricoperta di lucida pietra calcarea di Tura. La parte superiore della struttura, il cosiddetto Pyramidion, era fatto di granito o basalto. Di conseguenza, nei decenni successivi al loro completamento, le imponenti tombe si presentavano come strutture bianche brillanti, che sorgevano come gioielli scintillanti dalla calda sabbia del deserto. Mentre l'esterno ormai alterato delle piramidi può ancora essere spiegato dal naturale decadimento del rivestimento, i cambiamenti interni che molte delle strutture hanno subito sono a loro volta opera di avidi tombaroli. Innumerevoli preziosi corredi tombali, tesori di valore e persino i corpi di ex regnanti sono finiti nelle mani di ladri spietati. Il mistero della costruzione. La possente piramide di Cheope è composta da circa 2,65 milioni di blocchi di pietra. Ognuno di questi massicci componenti pesa tra le 2 e le 50 tonnellate. Se ora immaginiamo lo sforzo logistico che sarebbe necessario già oggi, con tutte le nostre moderne opzioni di trasporto, per gestire un tale progetto di costruzione, possiamo immaginare quanto fosse impegnativo questo progetto più di 4.000 anni fa. Si presume generalmente che un totale di 360.000 lavoratori furono coinvolti nella costruzione della tomba monumentale e la completarono in un periodo di costruzione di circa 20 anni. Mentre il periodo equivalente di 20 anni può sembrare a prima vista un periodo di tempo estremamente lungo, dato i semplici mezzi a disposizione degli antichi egizi a quel tempo, sembra estremamente breve. E in effetti la questione di come gli abitanti dei regni faraonici siano riusciti a tirar fuori dal terreno i loro edifici famosi in tutto il mondo così rapidamente è ancora uno dei più grandi misteri della ricerca moderna. Lo stesso vale per l'esatto processo di costruzione. Fondamentalmente si ritiene ormai certo che gli operai dell'epoca usassero rampe speciali per impilare i blocchi, che pesavano diverse tonnellate per formare una struttura coerente. Ma se siano state usate rampe dritte, a spirale o a zigzag, è ancora oggi oggetto di un acceso dibattito. La temperatura interna. Quando il sole cocente dell'estate ci fa cadere gocce di sudore sulla fronte,
Non c'è niente di più piacevole di un sistema d'aria condizionata funzionante. Anche se gli antichi egizi non conoscevano naturalmente i sistemi tecnici di raffreddamento e i ventilatori, l'interno della piramide di Cheope è caratterizzato da temperature estremamente rinfrescanti. In dettaglio, il termometro non sale mai sopra i 20 gradi Celsius, anche quando il sole torrido dell'estate riscalda le aree circostanti a 50 gradi Celsius. Sappiamo che gli egiziani avrebbero usato ogni sorta di mezzi interessanti per mantenersi freschi durante questi mesi. Ma è possibile che le piramidi siano servite alla gente per rinfrescarsi quando il caldo diventava fuori controllo? Non sappiamo con certezza quante persone sarebbero state ammesse all'interno delle piramidi durante il loro periodo di massimo splendore. La maggior parte degli storici suppone che le piramidi sarebbero state off-limits per i cittadini comuni e che sarebbero state riservate per occasioni speciali, per i faraoni o anche per altri scopi che dobbiamo ancora scoprire. Ma una cosa è certa, chiunque sia capitato all'interno di queste piramidi tutti quegli anni fa è probabilmente grato di non essere rimasto bloccato fuori nel caldo brutale. Vittoria contro il tempo. Abbiamo già appreso che le millenarie piramidi si sono conservate nella loro bellezza originale fino ad oggi, almeno per la maggior parte. Ma come è stato possibile senza l'uso di tecnologie speciali? Come è noto di altri edifici e complessi un tempo monumentali, rimangono solo poche rovine fatiscenti. Questo fatto misterioso diventa ancora più chiaro se diamo un'occhiata alla lista delle 7 meraviglie del mondo antico. Infatti, le piramidi di Giza sono le uniche che si conservano ancora oggi, anche se sono state costruite molto prima del colosso di Rodi e compagnia. Dal momento che altre piramidi sul nostro globo alla fine sono cadute vittima della decadenza naturale o di catastrofi, la domanda rimane senza risposta su come gli edifici di Giza siano riusciti a brillare ancora nel loro splendore quasi originale. Misteriosa bara di granito. Il fatto che un enorme sarcofago di granito sia stato recuperato all'interno di una delle piramidi di Giza è emozionante, ma di per sé non è una sorpresa. Ciò che rende questo eccitante ritrovamento così sconcertante è il fatto che la bara è in realtà troppo grande per la camera sepolcrale in cui è stata scoperta. Quindi sembra che non ci fosse modo a quel tempo di trasportare la bara nella camera senza danneggiare massicciamente l'ingresso o il sarcofago stesso. I ricercatori hanno sperimentato diverse varianti a questo proposito, nessuna delle quali dovrebbe portare a delle intuizioni rilevatrici. In effetti sembra che la camera sepolcrale sia stata costruita intorno alla bara di granito solo dopo. Cosa abbia spinto gli antichi costruttori egizi a fare un passo così insolito è ancora un mistero irrisolto. Un'idea è che gli egiziani potrebbero aver saputo che i ladri di tombe sarebbero diventati un problema negli anni successivi. Dopotutto gli egiziani erano noti per seppellire i loro morti con cumuli di gioielli, oro e altri oggetti di valore. Ha senso che i ladri volessero mettere le mani su questi beni preziosi. Se questo è il caso, i leader di quel tempo potrebbero aver fatto del loro meglio per rendere troppo difficile il furto dei corpi dei defunti. Invece di mettere semplicemente la bara in una grande stanza, potrebbero aver costruito la stanza e la camera di sepoltura intorno alla bara, in modo che non potesse mai essere rimossa. Questa non è altro che una teoria, ma sembra certamente plausibile. La leggenda della schiavitù. Lavoratori incatenati ai piedi, frustati dai loro padroni e costretti a trascinare i massicci blocchi di pietra delle piramidi sulla sabbia calda del deserto con le loro ultime forze. Se questa immagine ti suona familiare, allora anche tu sei diventato vittima di un malinteso molto comune. Sebbene tali rappresentazioni siano state utilizzate dai primi storici per spiegare la rapida costruzione delle imponenti tombe, oggi ci sono molte più prove che le grandi piramidi dell'antico Egitto sono state costruite senza l'uso degli schiavi. Al contrario, i resti scoperti degli alloggi dei lavoratori mostrano che essi conducevano una vita anche relativamente lussuosa. Di norma, non si trattava di lavori forzati, ma piuttosto dei lavoratori più rispettati ed esperti del regno. Secondo questo, c'erano insediamenti separati di lavoratori vicino ai luoghi di lavoro, dove potevano coltivare il proprio cibo e vivere con le loro famiglie. Prove di visitatori extraterrestri. Ora veniamo a una delle teorie più controverse sulle antiche piramidi egizie. Mentre la maggior parte dei ricercatori moderni si occupa principalmente delle questioni di come il popolo di questo tempo sia riuscito a costruire strutture così imponenti,
Questo approccio è sbagliato fin dall'inizio per le persone che preferiscono un approccio molto più diverso. Se si seguono le spiegazioni di questa parascienza, allora gli abitanti dei regni faraonici erano in vivace scambio con i visitatori extraterrestri. Si dice che gli esseri extraterrestri non solo siano stati venerati come divinità, ma che abbiano anche fornito agli egiziani tecnologie futuristiche, che hanno utilizzato per creare le possenti piramidi in pochissimo tempo. Oltre alle imponenti tombe, iscrizioni misteriose, strane immagini e statue che sembrano mostrare creature extraterrestri, servono anche come presunte prove dell'autenticità delle loro teorie extraterrestri. Pensate che gli antichi egizi abbiano davvero ricevuto aiuto dagli alieni durante la costruzione delle loro piramidi? O queste teorie non sono altro che favole inventate? Fateci sapere i vostri pensieri in proposito nei commenti. In verità è facile capire come molte persone semplicemente non possano credere che le piramidi siano state costruite da esseri umani. Dopotutto sono alcune delle strutture più magnifiche che siano mai state costruite. Può essere difficile credere che un essere umano possa avere un'idea del genere. Figuriamoci portarla nel mondo reale. Quindi credere che le piramidi siano state costruite dagli alieni non è troppo bizzarro. Dopotutto non possiamo provare come gli esseri umani l'abbiano creata in primo luogo, quindi è altamente plausibile che molto semplicemente non l'abbiano fatto. La struttura più alta del mondo. L'anno è il 1311 quando la cattedrale di Lincoln viene completata in Inghilterra. Se si seguono le tradizioni, certo non sempre affidabili, allora il complesso gotico aveva un soffitto a caschetto in legno, che alla fine ha dato all'edificio un'altezza complessiva di ben 160 metri. Perché vi diciamo questo? La cattedrale di Lincoln è stata la prima struttura nella storia a detronizzare la piramide di Cheope come edificio più alto del mondo in migliaia di anni. Nessun'altra struttura ha posseduto questo titolo così a lungo come la tomba sull'altopiano di Giza, che originariamente era alta quasi 147 metri. Uno sguardo ai giganteschi grattacieli dei tempi moderni mostra che l'Empire State Building e altri hanno potuto definirsi gli edifici più alti del nostro globo solo per pochi decenni. Dal 2007 questo titolo appartiene all'imponente Burj Khalifa di Dubai, che ha un'altezza totale impressionante di 828 metri. Il paese con più piramidi. Non c'è dubbio che le antiche piramidi egiziane siano tra gli edifici più famosi della storia. Solo pochi altri edifici sono riusciti a raggiungere la fama mondiale delle possenti tombe d'Egitto. Ma sapevi che l'Egitto non è nemmeno il paese con più piramidi al mondo? Nel paese vicino, il Sudan, che una volta era il cuore della città nubiana, troviamo ancora più di questi affascinanti edifici. In dettaglio ci sono più di 220 piramidi. Per fare un confronto, in Egitto contiamo solo circa 80 piramidi conosciute. Ora è il tuo turno. Quali sono i commenti sulla puntata di oggi nel leggendario mondo delle piramidi egiziane? Siamo già in attesa dei vostri commenti. Se ti è piaciuto il nostro video, per favore mettici un pollice in su. Inoltre non dimenticare di iscriverti e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato d'ora in poi. Grazie per aver guardato, buon divertimento e alla prossima volta!